siamo con Michele Regolo, classe laser, che ha finito la sua Olimpiade proprio oggi. Ci eravamo visti a Marina di Loano il 23 maggio, la presentazione della squadra, ci eri sembrato moderatamente fiducioso. Adesso la Olimpiade è finita, come ti senti? Moderatamente deluso. Perché? Perché purtroppo è stata una settimana molto difficile. Settimana molto difficile, innanzitutto, cosa che ho ripetuto spesso, non voglio che odio trovare le scuse, però c'è un DNA di velista che tu hai. Io sono sempre stato da poco vento, diciamo, e anche i bei risultati che ho fatto quest'anno sempre sono stati in quelle condizioni, nonostante sia aumentato di 5 kg di peso e tutto, eppure è qualcosa di tecnico, diciamo. E qui la settimana prima dei giochi non esultavo perché ero sicuro che alla fine non sarebbe stato così, ma c'era poco vento e sembrava che potesse scappare veramente una gran regata. E tant'è che anche Egon mi diceva: non ti euforizzare. Egon mi ha dato una grossa mano, voglio sottolinearlo, in tutto il percorso, sia in questa Olimpiade che nel percorso di avvicinamento. E niente, è entrato il vento forte, io ho lavorato molto, avevo comunque una buona velocità, non mi va di dire che non camminavo perché non è vero. Infatti la causa principale del mio risultato non brillante è stata, penso, una cosa doppia, di troppa prudenza nelle partenze e anche quando invece sono partito bene, dopo a volte andavo fuori fase col bordeggio, che è molto complicato a Weymouth, cioè corrente da dietro di bolina. Il vento salta, a volte persistente, a volte oscillante, è molto molto difficile da interpretare, quindi purtroppo spesso ho fatto scelte sbagliate. Poi avevo una buonissima velocità in poppa, anche dai tracking si vede questa cosa qua, e poi mi è successa una cosa che col tempo capirò se dipeso da me, da altri, da non so da cosa, ma in due regate dove sono finito 44esimo e 43esimo mi hanno scuffiato addosso due persone e io di conseguenza ho scuffiato. Ieri è stato terribile al campo Not, dove comunque erano abbastanza congeniali le mie le condizioni. Avevo una buona velocità, non avevo regatato benissimo in due delle quattro boline, ero 22esimo, 23esimo, era comunque un risultato abbastanza buono. E niente, dopo otto lati questo thailandese non mi ha dato acqua. Ho scuffiato, sono arrivato 45esimo, è stato un momento terribile. Forse lo metto come momento simbolo in senso negativo della mia Olimpiade. Il thailandese che ti scuffia addosso e fai un 45esimo. No, non mi ha dato acqua. Io strambando, il mio boa mi ha toccato il suo albero, la barca si è caricata, il timone ha perso portanza, non ho preso la boa di lasco, cioè sono andato sopra al vento in spin up così. Stavo fermo per ruolo al vento, il lituano mi ha preso la scotta, ha scuffiato. È stato un incubo, perché tu puoi stare lontano dalle medaglie, assolutamente. In queste condizioni ci sono ragazzi che mi hanno battuto tutta la vita, non vedo perché alle Olimpiadi devo batterli io. Però stare lì, combattere, e dopo otto lati, la seconda bolina avevo passato Slingsby, per dire, cioè, nel senso, stavo regatando, è stata la sua peggiore regata, voglio dire, anche questa, naturalmente. È la tua migliore qui? No. Perché poi... No, la mia migliore è stata il secondo giorno. Infatti, guarda caso, la prova con meno vento alla fine. Ah, alla fine c'è sempre una logica nel laser, è verissimo. No, è micidiale. Non senti, c'è... questo per quanto riguarda la parte tecnica, la parte emotiva... Tu sono anni che insegui questa Olimpiade, adesso l'hai ottenuta, l'hai conquistata, è come te la immaginavi? Sì. O meglio, difficile come te la immaginavi? Sì. Alla fine io ero abbastanza convinto che i valori tecnici, non ci sarebbero state queste grandi sorprese, a meno di che ci fosse stato poco vento, perché tutti erano pronti per il ventone, e quindi magari qualche sorpresa ci può stare, però... Tutto sommato mi aspettavo una regata di una difficoltà estrema e così è stata e così è giusto che sia. Certo, siamo all'Olimpiade per forza. Senti, Tom Slingsby oggi ha fatto due primi, partirà con la medal race con, mi pare, 14 punti di vantaggio su questo ragazzo cipriota, molto bravo, sta vincendo il migliore. Sì, assolutamente, assolutamente. Oggi anche, per dire, ho fatto una buona partenza la seconda
e c'erano più di 20 nodi, andavo molto largo e avevo un'ottima velocità, stavo schiacciando quelli sotto vento e con la coda dell'occhio vedevo uno che andava come me 10 gradi più stretto. Si chiamava Tom, per neanche caso. Mi sono girato a guardare e sapevo che era lui. È un fuoriclasse, è un talento indescrivibile, merita assolutamente lui questa vittoria. Sono contento per lui, anche a parte che è il fidanzato di Flavia, sappiamo. E poi perché a Pechino ha preso una grandissima delusione. Penso a livello umano è bello che sto ragazzo si sia rifatto così. Senti, Paolo Scontides, questo ragazzo di Cipro, è una sorpresa o lo conoscevate già come non ottimo? È assolutamente una sorpresa nella classe laser. Lui da 10 anni ormai vive a Spalato, è Cipro di nazione ma è Spalato di adozione. Lui è un talento enorme, era già campione del mondo giovanile. C'è un po' in particolare che lui a 13 anni aveva già la barba e mi sembrava un master perché non andava bene da bambino. Dicevo, ma chi è sto vecchio di Cipro? Cioè, era lui giovane che ancora doveva esplodere ed è un grandissimo lavoratore, un grandissimo talento. Sono contentissimo che almeno l'argento sia finito a lui. Senti, torniamo a Michele Regolo. Chiaramente hai dato tutto e senz'altro sei ammirevole per questo. Tecnicamente cosa ti ha insegnato questa Olimpiade? Hai già parlato del vento forte, del vento leggero. Cos'altro hai imparato? Ho imparato che in questa regata qui, dove tu pensi di giocarti tutta la carriera, tutto, se parti quei 5 centimetri col freno a mano, non ci sono chance. Li pagherai. Tanti ragazzi hanno fatto così come me, penso a ragazzi bravi, non so, il canadese, lo stesso Paul Goodison non è riuscito, ma è così, alla fine in questo gioco qui vince anche il più freddo. Sicuramente io ero tranquillo, ma forse inizialmente sono stato troppo prudente all'inizio di questa Olimpiade, poi mi ha preso il nervosismo perché vedevo che era così, poi ho fatto quel decimo buono e poi è iniziata la catastrofe con quei 2 quarantesimi che emotivamente ti buttano giù perché già però abbiamo visto anche diverse buone prime boline, se non ricordo male. Sì, non mi posso lamentare. Sicuramente c'è anche questa cosa qua, oggettivamente io quest'anno compio 34 anni e mi sono qualificato l'anno scorso, ho avuto un anno per lavorare, per migliorare col vento forte e sono migliorato. Tuttavia non è che ti puoi rivoluzionare, a livello fisico intendo, io sono un longilineo che si scava, nel senso il laserista a me mi ha stupito l'altro giorno, eravamo sotto la doccia, per esempio c'era il ragazzo svedese, è un barattolo, è più basso di me ma lo vedi che è tozzo e io so che il mio problema non è puramente tecnico con vento forte, è più un problema fisico che mangiandomi, scavandomi, perdo lucidità. Quanto pesi adesso? Ma dopo la regata adesso 81, sono venuto qua 85. Però ecco, cioè, purtroppo so che il mio limite con vento forte è sempre stato questo qua, che fisicamente mi consumo e poi quando mi consumo sono un'altra persona, non riesco più, purtroppo è così. Va bene Michele, senti, e cosa farà adesso Michele Regolo? Allora, a parte la vacanza, spero. Sì, vacanza, però io sono innamorato della vela, mi piace questo sport e da una parte dentro di me questa voglio che sia solo un'altra tappa verso una continua crescita. A me piace tantissimo la Star, farò il Cico con la Star. Ah, bella notizia questa. Eh sì, così dai, anche per divertirsi. A prova che ci sarà. Ci sarà Gabriele Giardini, che è il mio grande amico, mi ha aiutato sempre nella mia carriera in laser, penso anche per riconoscenza. Poi è un mito, è passato da 88 a 96 kg in 20 giorni adesso. Vabbè, speriamo che non vi tolgano la Star dalle Olimpiadi. Però. Diciamo, se poi la toglieranno, mi rifarai questa domanda al Cico, dai. Va bene. Ok, grazie mille Michele. Grazie a te.